Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo i filetti di nasello alla eoliana. Una ricetta diversa dal solito che possono mangiare tutti, compresi i bambini. Un pesce dolcissimo, contrastato dalla sapidità delle olive, che vi assicuro amerete tutti quanti. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono i filetti di nasello, naturalmente, io li ho trovati congelati al banco frigo del pesce, naturalmente li trovate anche freschi, per un peso complessivo di 300 grammi. Ci serviranno 250 grammi di passata di pomodoro, 80 grammi di olive in salamoia, un misto di erbe secche per pesce, senza sale mi raccomando, altrimenti potete utilizzare freschi, timo, maggiorana, basilico. Ci serviranno un cucchiaino e mezzo di capperi dissalati, due spicchi di aglio che ho tagliato a listarelle, dell'erba cipollina, olio e sale, preriscaldate il forno a 200 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Più lungo da dirsi che da farsi, ve lo assicuro. Munitivi di una teglia da forno, io ho scelto questa, della carta da forno, i passaggi sono semplicissimi. Per prima cosa, un filo di olio sul fondo, un cucchiaio circa, e andate a spennellare bene tutto quanto, perché andremo ad adagiare i nostri filetti di nasello sul fondo della teglia. Ora appoggiamoli bene. Ora, i passaggi che rimangono da fare sono, come prima cosa, qualche fettina di aglio tagliata a listarelle, ora la passata di pomodoro, andateli a coprire quanto più potete, in sequenza le olive, le erbe per il pesce, i nostri capperi, l'erba cipollina, io ce l'ho congelata ma fresca va benissimo anche lei, e l'aglio rimanente sopra. Per finire, anche se la sapidità verrà data dalle olive, un pizzico appena appena di sale tutto attorno, non di più. E ora dobbiamo richiudere il nostro cartoccio in maniera anche molto grossolana, non vi preoccupate, la parte più corta e poi la parte più lunga. E ora non ci resta che infornarlo a 200 gradi per 20 minuti. E poi non ci resta altro che mangiarlo. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Eccoci qui, dopo 20 minuti a 200 gradi siamo pronti per andare a servire il nostro nasello al forno. C'è un profumo in cucina che non vi so dire. Non ci resta altro che impiattarlo e andare tutti a mangiare. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, aspettiamo un sacco di rifatti da voi per aggiornare la galleria del sito di Cucina con Agnese. Non fate i lazzaroni e mettetevi in cucina anche voi. Ci vediamo domenica prossima e buon appetito a tutti. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.